E di fronte all'arroganza dei potenti non si abbassa mai lo sguardo, come ha fatto Felice quando le ha cantate dai microfoni di Anno Zero a chi pensava che la crisi non ci fosse e che la Sardegna fosse solo Villa Certosa. È così, Felice? La Sardegna è solo Villa Certosa? Un popolo del lavoro, è bellissimo stare qua, è un onore per i pastori sardi partecipare a questa serata dedicata al lavoro e all'anniversario di un grande e cosciente sindacato che ha segnato già dall'inizio del secolo scorso con le sue lotte il cambiamento economico e culturale di tutti noi, di tutta l'Italia. Noi pastori sardi, seppur marginali in tante regioni, non lo siamo di certo in Sardegna. Con i suoi quasi 100.000 addetti tra diretti e indiretti, rappresentiamo l'ossatura economica di una regione già provata dal fallimento dell'industria che ha creato ancora prima di nascere disoccupazione, disperazione e cassa integrazione. Noi pastori sardi abbiamo traghettato dal passato tante belle cose, abbiamo traghettato prodotti di qualità, abbiamo traghettato cultura e tradizioni che tutti ci rispettano. Abbiamo traghettato ambiente e questo non è poco e voi tutti ce lo dovete riconoscere. Ma adesso siamo arrivati al presente e abbiamo difficoltà ad andare avanti. La globalizzazione ci sta uccidendo. Una globalizzazione che pensa solo e serve esclusivamente agli interessi dei grandi centri finanziari e dei grandi monopoli, nel nostro caso i monopoli delle sementi e dell'alimentazione, che ormai gestiscono l'80% dell'alimentazione. Tra un po', a breve, mangeremo, coltiveremo solo esclusivamente quello che loro vorranno. Dicono che i pastori e i contadini sono degli assistiti. Non è vero. È anche vero che il 40% del bilancio comunitario è appannaggio dell'agricoltura, ma è anche vero che il 70% di quell'importo è destinato a solo al 10% delle aziende, quelle aziende legate alle multinazionali, quelle aziende che vogliono far scomparire le piccole, piccolissime imprese, quelle che garantiscono a noi tutti la qualità dei prodotti, la qualità dell'ambiente. Noi siamo per la sovranità alimentare. Noi, senz'altro in questa storia, sarà una storia dura da battere. Noi siamo pochi e abbiamo bisogno di un aiuto. Io oggi qua questo aiuto ve lo voglio chiedere a tutti voi. Noi pastori sardi siamo gente tosta e non molleremo questa battaglia, costi quel che costi. Però a voi tutti chiedo solidarietà nel cuore e nella mente. Grazie Bologna, grazie.